Eccoci qua di nuovo. Oggi vedremo un'altra agilità. L'altra volta abbiamo visto la determinazione dell'agilità totale, valore che è soggetto a fluttuazioni, soprattutto a abbassamenti nel periodo invernale per salificazione, nel periodo estivo per fermentazione malolattica. Oggi vedremo un altro valore dell'agilità, l'agilità volatile. Questo, a differenza dell'agilità totale, è un valore che di solito a fine fermentazione, dalla fine fermentazione in poi, non dovrebbe più cambiare, o cambiamenti veramente molto molto piccoli. Questo se abbiamo lavorato bene, il valore non è un valore preoccupante, ma soprattutto se teniamo le vasche, come vi ho detto, colme, quindi l'aria non ha possibilità di entrare, l'acidità solforosa è sui giusti livelli, il valore dell'acidità volatile, soprattutto su un vino rosso che ha fatto anche malolattica, non dovrebbe subire nei prossimi 12-24 mesi grosse variazioni. Come si determina l'acidità volatile? In questo caso si prende, abbiamo fatto sul vino rosso, anche qui una quantità nota di vino, se ne prende 5 cc, si mette su questa caldaia, questo è un distillatore chiamato Huffman, in gergo dagli enologi lo Huffman, è un distillatore in fondo, noi mettiamo i 5 cc di vino qua, accendiamo questo fornellino porterà ad ebollizione l'acqua, il vapore gorgoglierà all'interno di questo diciamo cisterna, chiamiamolo così, serbatoio, il gorgogliamento del vapore estirperà gli acidi volatili, espressi poi in grammi litro di acido acetico, perché il principale acido volatile del vino è l'acido acetico, che è un acido molto leggero, proprio per quello si chiama acido volatile. Questo stirpaggio di questo vapore attraverso questo condensatore, dove arriva acqua fredda, permette la condensazione del vapore e raccoglieremo anche in questo caso una quantità nota di liquido, di distillato, pari a 40 cc. Non so se si vede la linea dove arriveremo a raccogliere. Raccoglieremo 40 cc di distillato, dopodiché anche in questo caso si farà una titolazione. In questo caso il viraggio si vede ancora meglio perché passeremo dal bianco al rosa, rosa incipiente appena persistente, cioè nel momento in cui diventa tutto rosa ci fermiamo di titolare. Anche in questo caso si usa una soluzione a base di soda, però a differenza della volta precedente non useremo una soda forte come la soda normal decima, ma una soda molto debole, normal cinquantesima, proprio perché altrimenti non riusciremo a quantificare bene la quantità, il valore di questo di questa acidità. Anche questa volta metteremo un indicatore di variazione di colore, questa volta useremo la fenoftaleina, una decina di gocce, ok, e poi passeremo alla titolazione. Anche questa volta sgoccioleremo, questa volta sarà più semplice vedere la variazione di colore, ci metteremo in un punto. Useremo una pipetta più piccola, da 5 cc, una pipetta graduata molto precisa, e andremo a sgocciolare questa soda normal cinquantesima all'interno di questo distillato che abbiamo raccolto. Guardate, vedete come scompare? Nel momento in cui non scompare più ci fermeremo perché abbiamo raggiunto il valore che dovevamo determinare. Eccolo qua, ci siamo quasi, eh? Eccolo. Eccoci qua. Vedete, rosa incipiente appena persistente. Qui persiste un po' di più, quindi abbiamo fatto una titolazione abbondante per essere sicuri. Abbiamo sgocciolato circa un cc, non so se si vede dalla pipetta, ci mettiamo all'ombra qui. 1,1 cc di soda, normal cinquantesima. Andiamo qui a rivedere. Rosa incipiente, ok. Quindi ci siamo. La titolazione è giusta. Andiamo su una tabella di conversione e andiamo a vedere quanto corrisponde quell'1,1. 1,1 corrisponde a 0,26 grammi litro di acidità volatile espressa come acido acetico. Che significa 0,26? Siamo su un vino rosso che è già stato messo in botti di legno, quindi in rovere. È un valore veramente basso, bassissimo. Se noi consideriamo che questo vino rosso ha già fatto tutta la fermentazione alcolica e tutta la fermentazione malolattica,
possiamo dire che non ci sono inquinamenti in corso e quindi va benissimo così. Ci vediamo alla prossima occasione.